Siamo di fronte all'ospedale di Cariati, quello che è stato il presidio ospedaliero dove tanti bambini sono nati negli anni Ottanta, dove tanti malati sono stati guariti. Diciamo che era il presidio ospedaliero che stava tra quello di Rossano e quello di Crotone, quindi dove tanta gente si rivolgeva per delle cure mediche. Ecco, insieme a me c'è l'ex direttore, Michele Caligiuri. Ecco, si sta parlando tanto della rinascita di questo ospedale, ecco, ma effettivamente poi a che punto siamo? La politica dice di sì, però poi in effetti è un nì. Ecco. Siamo in effetti in mano alla politica nazionale e di conseguenza anche quella regionale. Siamo quasi ad un anno che stiamo riportando di nuovo in auge questa battaglia che era iniziata già il 2010 quando l'ospedale è stato chiuso. Abbiamo ripreso di nuovo a rivendicare la riapertura di questa struttura perché in effetti si è dimostrato un grave danno sia economico per il territorio, ma specialmente per Cariati, perché c'era tutto un indotto che girava intorno all'ospedale. E infatti questo paese sta andando man mano a depauperarsi. Hai detto bene prima riguardo a questo presidio ospedaliero, nato nel 78, che era un fiore all'occhiello per quanto riguarda questo territorio. Hai fatto bene a dire che sono nati tanti bambini, infatti c'era un centro di ginecologia e di ostetrice che era un'eccellenza per il sud Italia. Però piano piano, non lo so per quale motivo, dal 2002 quando siamo arrivati, no 2002, mi ricordo era l'82 quando si è raggiunto l'apice dei 1500 parti all'anno, cosa eccezionale per un ospedale come quello di Cariati e per questo territorio. Da quel momento in poi è iniziato un depauperamento, un soffocamento di questa struttura per volontà politica. C'era una chirurgia d'eccellenza, era stata fatta la prima, il laparoscopio è stato usato per la prima volta in Calabria proprio qui a Cariati in chirurgia, e anche la chirurgia con il pensionamento dei vari responsabili, cioè l'ex primari, non sono stati mai sostituiti e piano piano la gente andava in pensione, infermieri, ausiliari eccetera, non sono state mai sostituite fino a quando per soffocamento siamo stati costretti a ridimensionare sia l'attività e di conseguenza poi col famigerato decreto 18 del 2010 è stata definitivamente chiusa la struttura trasformandola in CAPT, che praticamente non ha risolto nulla. Io ero direttore sanitario allora, ho cercato in tutti i modi di mantenere, al contrario, o meglio, io sono stato più fortunato degli altri, ho cercato di mantenere con tutte le mie forze delle attività sanitarie tipo la RSA medicalizzata e un servizio di dialisi che dà una grossa mano a gente che ha problemi seri tre volte alla settimana, cioè deve venire a fare dialisi tre volte alla settimana. Siamo riusciti a mantenere otto postazioni di dialisi e un PP che praticamente ha funzioni ridottissime ma che non riguardano il pronto soccorso. Ecco, rivedendo poi allora i parametri di assistenza ci siamo resi conto che questo territorio è completamente sguarnito da quelle che sono i famosi LEA, che se ne parla sempre, i livelli essenziali di assistenza, che sono estremamente ridotti. Per fare un esempio e farla breve, in Italia sono 3,5 posti letto per 1000 abitanti, noi ne abbiamo 0,93, cioè qualcosa di vergognoso, ma anche costituzionalmente vergognoso. Ecco, dottore, la politica all'epoca si vantava sui risparmi alla sanità, sui tagli alla sanità, e proprio in quell'epoca, diciamo, è stato fatto questo fattaccio, questo malefatto della chiusura dell'ospedale. In tempi di Covid adesso ci si rende conto di quanto era necessaria questa struttura e quanto bisogna a tutti i costi riaprirla. Ecco, per ottenere questo scopo, ecco, cosa state facendo? So che c'è questo comitato stabile qui. Stiamo facendo azione dell'occupazione della struttura ospedaliera, è quella che è vergognoso, che le istituzioni sono completamente assenti. Anche a livello legale, perché occupando una struttura ospedaliera nessuno si è fatto vedere a livello istituzionale, prefetto, questore,
per dire: ma voi che fate qua, andate via, non ci sono nemmeno degnati di fare questo. Ma comunque noi andiamo avanti su questa linea, non ci fermiamo. Tu hai accennato prima al discorso macroscopico che si sta verificando adesso grazie al Covid, ma ci sono dei dati che sono i report che vengono fatti ogni anno dell'ASP di Cosenza, e se andiamo a vederli, io li guardo perché anche come tecnico vado a leggere quello che viene pubblicato, ci sono dei parametri assistenziali che sono veramente vergognosi, proiettati tutto verso la struttura privata. Per fare un esempio, noi diamo alle regioni italiane, la provincia di Cosenza, 80 milioni all'anno di mobilità passiva, cioè di gente che va a curarsi fuori. In più abbiamo avuto un calo dei ricoveri, proprio perché la gente si va a ricoverare fuori, quasi 2.000 ricoveri nell'ASP di Cosenza all'anno, anzi più di 2.000 ricoveri, sì. E se andiamo ad analizzare poi i costi, praticamente la sanità pubblica è surclassata a livello economico dalle strutture private convenzionate. Basti pensare che quest'anno, il 2018-2019, sono state date alle strutture private convenzionate 57 milioni di euro. Ecco, a livello tecnico chiuderlo è stato facile, riaprire dal punto di vista proprio organizzativo, ecco, cosa manca, che tipo di investimenti ci vuole? Allora, la struttura è rimasta più o meno come era stata chiusa, è una struttura che rispetto alle altre strutture che sono state chiuse, che sono state abbandonate, un'attività sanitaria questa continua a mantenerla. A tutti gli effetti, se vai a vedere, a visitare, abbiamo 13.000 metri quadrati, con in più una struttura di 5.000 metri quadri, tre piani, completamente nuova, fatta alla fine degli anni 2002-2003, completamente nuova, con ossigeno, con camere a norma, con il bagno che è in ogni camera, e che adesso viene utilizzata come ufficio, ed è uno scandalo, ma questo è il poco. Cioè, quello che è vergognoso, che ripeto come ho detto prima, le istituzioni sono assenti. Il nostro lavoro adesso è quello che, in effetti, come hai detto prima, è facile chiudere ma è difficilissimo aprire, e quindi bisogna rivedere, rimodulare la legislazione che ha permesso questa chiusura, e di rimodulare anche l'assistenza che manca. E questo è, purtroppo dobbiamo partire dal Ministero della Salute, e su questo aspetto ci ha dato una grossa mano l'onorevole Furgiuele, se non sbaglio, sì, che ha fatto un'interrogazione parlamentare al Ministro, il quale ha risposto, riferito proprio all'ospedale di Cariati, che bisogna rivedere il famoso decreto 70, che è un decreto ministeriale, che di conseguenza sposterebbe l'attenzione sul decreto 64, che è quello che ha determinato la chiusura dell'ospedale di Cariati, e quindi rivedere il tutto e avere speranza di aprire. Cioè, i presupposti ci sono tutti, il ministro in persona all'interrogazione dell'onorevole Furgiuele ha risposto positivamente. Quindi... Senta, il personale che lavorava in questo ospedale che fine ha fatto? Volendolo si può richiamare in servizio, oppure bisognerà fare delle nuove assunzioni? No, la maggior parte sono andati via, sono pensionati, prepensionati. Adesso si sta lavorando, ma questa è una legge nazionale, vista la carenza dei medici, di richiamare i medici in pensione. L'abbiamo già, siamo riusciti ad ottenere, perché il laboratorio di analisi rischiava di chiudere, è stato richiamato il vecchio dirigente, che è andato in pensione, il dottore Formaro, che si sta dando una mano a tenere un'attività del laboratorio di analisi anche nel pomeriggio, che prima era chiuso. Ecco, adesso sta funzionando anche come hub vaccinale provvisoriamente? Sta vaccinando come hub vaccinale, ma fra un po' si esauriranno pure i vaccini, perché la popolazione poi quella è, e ritorneremo come prima. Ma ripeto, vaccini o non vaccini, il nostro, pandemia o non pandemia, il nostro obiettivo è quello di dare una parvenza sanitaria, di attività di sanitaria per acuti e post acuzie a questa struttura. Certo, si dà un segnale, se ha potuto funzionare come hub vaccinale, la struttura c'è, quindi può essere ripristinata. Ecco, la politica vi ha dato dei segnali, in genere fanno delle promesse, qualcuna sarà arrivata sicuramente. Però per muoversi il ministro e per dire al Parlamento, per dire alla nazione che Cariati, ha fatto il nome di Cariati,
in effetti bisognerebbe rivedere il tutto e questo ci dà una grossa speranza, insomma. Chiaramente c'è anche la popolazione che ritiene importante questo ospedale, insieme a noi c'è Mimmo Formaro, loro stanno occupando l'ospedale da mesi, sono varie associazioni che sono riunite qui, stanno qui 24 ore su 24, ecco come vanno le cose. Chiaramente un'occupazione difficile da mantenere perché bisogna sostare, bisogna avere dei sostenti. Con il dottore parlavamo proprio della politica, avete avuto dei segnali positivi oppure, come diceva il dottore, dopo il vaccino si ritornerà al silenzio assoluto? La paura è quella, in effetti. I segnali positivi ci sono stati, i piccoli risultati sono raggiunti, ma le esigenze delle popolazioni sono ben alte. C'è bisogno di concretezza da parte del governo. Questo ospedale è riferimento di un territorio vastissimo, tenerlo chiuso è un crimine, è una struttura che può essere messa in funzione in pochissimi giorni. Non ci capacitiamo di questa indifferenza da parte del governo e di questa lentezza nel prendere subito provvedimenti in un momento di emergenza e in una situazione, diciamo, storica che dura da 11 anni, un'emergenza lunga 11 anni, da un anno e mezzo siamo letteralmente sulle ginocchia. I politici si sono fatti vedere, è passato qualcuno da queste parti? E qui c'è stato un periodo in cui il passaggio era frequente di diversi politici da tutte le parti, insomma, sia di destra che di sinistra. C'è stato anche il presidente facente funzione Spirlì, che qui ha preso degli impegni in compagnia del sindaco di Cariati, ma questi impegni per adesso non sono stati mantenuti. E in questo senso vediamo ancora delle chiacchiere, sentiamo ancora delle chiacchiere e vorremmo invece che si passasse ai fatti. Guarda caso, eravamo sotto elezioni, poi le elezioni sono state rinviate. Vuoi vedere che scommettiamo che sotto le prossime elezioni ritorneranno i politici a farsi vedere e poi alla fine non cambierà niente? Esattamente, c'è questo rischio, proprio per questo noi abbiamo individuato come responsabili principali, per una questione di logica, il governo italiano nella figura del ministro Speranza, che deve venire in Calabria, deve rendersi conto con i suoi occhi, perché abbiamo l'impressione che da Roma non abbia contezza di quella che è la situazione calabrese. La classe politica calabrese in generale ha fallito, se siamo in questa condizione è perché la classe politica calabrese non è stata capace, il commissariamento ha fallito 11 anni in cui il debito è aumentato, il governo deve intervenire in modo fattivo. Ecco, avete pensato a una raccolta di firme, a una class action, qualcosa che possa far notare al governo che c'è una popolazione che ha bisogno di questa struttura? Assolutamente sì, c'è stata anche una raccolta firme in questo senso, migliaia e migliaia di firme raccolte non solo sul territorio calabrese ma anche sul territorio nazionale e in Germania, dove ci sono comunità molto molto folte di calabresi. In questo senso la popolazione dà segnali continui di partecipazione, dà segnali continui di voler un cambio per quanto riguarda la Calabria. Evidentemente l'emergenza Covid ci tiene un pochettino ancora a casa, ma in generale la gente sta sentendo tantissimo questa battaglia, è speranzosa, ci sono giorni, come anche accade a noi, di speranza, altri di rassegnazione. Bisogna tenere, diciamo, i denti stretti e continuare assolutamente. Loro forse, chi ha il potere, forse gioca proprio su questa rassegnazione, non glielo dobbiamo permettere. In ogni caso voi non mollate, da quanti mesi state qui ad occupare simbolicamente questo ospedale? Dal 19 novembre sono capitate tantissime cose, l'attenzione mediatica ha superato addirittura i confini nazionali, siamo finiti sui media nazionali, siamo riusciti a interloquire, ripeto, con Longo ma anche con le segreterie dei ministeri. In generale questi incontri li abbiamo reputati tutti e due deludenti. Da Roma però abbiamo colto alcuni segnali particolari su Cariati, per cui evidentemente chi di dovere sa che su Cariati bisogna fare dei ragionamenti basati sui dati. Questo è un presidio di riferimento per un vastissimo territorio che fa, diciamo, copre due province, quella di Crotone e quella cosentina. È un territorio altamente disagiato, ha bisogno di un presidio, ha bisogno di un pronto soccorso degno di un paese civile.